grazie a tutti. Tantissimi. Tantissimi tutti della comunità di Vernole. E non prendendo gli spettatori esterni di Menendugno, Castri, San Donato e altrove, tutti della comunità di Vernole, della nostra comunità, che darà una bella lezione il 10 giugno all'amministrazione uscente. E quello che parlerò a breve potrebbe essere dal titolo: l'inefficienza continua e crescente di questa amministrazione, e come dicono loro, ve lo dirò con dati di fatto, con le delibere vi dimostrerò questo, cittadini. Innanzitutto passiamo alla lista. Questa è una lista di tutta la comunità di Vernole, rappresenta la comunità di Vernole, non ci sono differenze fra capoluogo di comune e frazioni. Bravo. E nel presentarla io rispetterò chiaramente l'ordine alfabetico, oppure non prenderò in base ai paesi di Vernole, di Strudà, di Pisignano, di Vernole, siamo tutti della comunità vernolese. Siamo un territorio con un raggio di pochi chilometri e non possiamo fare nel 2018 queste differenziazioni ancora. Come ho detto, in ordine alfabetico, Andrea Antonucci. Mauro Carofalo. Elisa D'Aprile. Gerardo De Gaetanis. Giacomo Maria De Mitri. Roberta Elia. Massimiliano Leo. Pantaleo Mangè. Lucia Papa Pascali. Salvatore Picherri. Andrea Sciolti. Mariangela Sciolti. È veramente emozionante da qui sopra pensare tutti di questa comunità nel centro di Vernole, vedervi veramente così per questa lista, per la lista numero uno, per la lista numero uno che sarà anche il 10 giugno la prima lista, quella che vincerà queste elezioni. Probabilmente loro, nel considerare che vincevano, avranno pensato che quegli ospiti che c'erano delle varie comunità che ho detto votano, non voteranno qui, quindi non so come potete vincere se la piazza è questa, la piazza di Vernole. Dopo la presentazione dobbiamo passare a qualche notizia che ci è arrivata qualche sera fa. Qualcuno ha parlato del migliore, cioè non ho capito, assessore al bilancio d'Italia forse. Signori miei, io sono dottore commercialista, revisore contabile, docente di economia aziendale, nonché coordinatore di economia aziendale sempre all'Istituto La Noce di Maglie. Molto probabilmente abbiamo studiato su libri differenti, abbiamo avuto autori diversi forse abbiamo avuto, ed ora vi spiegherò perché. L'amministrazione in questi anni ha praticamente, scusate il termine, dissanguato la cittadinanza di Vernole. Dissanguata. L'aliquota IMU più alta, la TASI, l'addizionale comunale, tutto a livelli massimi, in nessun comune, e attenzione, un comune comunque, per quanto possano pensare loro e dire, non era un comune che hanno preso
che era dissestato, hanno preso un comune che aveva dei debiti, come tanti comuni e tutti i comuni che lavorano, che fanno servizi, che fanno programmi, che attuano progetti, vanno in debito, però poi omettono certe cose, qualcosa, siccome loro dicono carte alla mano, ora vi leggerò una delibera, una loro delibera, signori, che smonta tutto il fatto dei tanti debiti che loro parlano, cioè di aver... Scusa. Con carta alla mano, delibera numero 19 del 23 giugno 2017. In questa delibera, dopo un attento riesame dei residui, cosa sono? Mo non voglio parlare tecnicamente, mi hanno detto, non parlare tecnicamente, sennò la gente. I residui non sono nient'altro che delle somme che possono essere impegnate ma non pagate. Nel 2017, dopo questo riaccertamento che si è dovuto fare per legge, ci si è accorti che di questi milioni, ben 2.432.000 erano residui passivi da cancellare, erano debiti da cancellare e sono stati cancellati. Di questo non ci hanno detto mai niente, però non ci hanno detto. Quindi questa situazione debitoria che loro si portano avanti sempre con questa situazione, non è assolutamente vero, perché loro devono mettere, loro dicono carta alla mano. 2 milioni, ripeto signori, 2 milioni 432 mila cancellati perché l'ufficio ha riscontrato che erano dei debiti che non si dovevano più dare in quanto o inesigibili oppure erano caduti in prescrizione, insomma non erano più dovuti, tutto qui. Questi qui da un momento all'altro hanno avuto questo regalo, diciamo, di questi 2 milioni 432, quindi non mi venite a dire questa situazione debitoria, basta per favore. Di questa situazione debitoria poi, no? Allora, mettiamo le tasse al limite, le tasse più alte, che credo nessun comune d'Italia forse ha tasse così più alte, per poi fare questi bilanci. Voglio tornare al fatto dei testi studiati differenti, perché loro vantano, effettivamente loro parlano di che il bilancio è stato messo a posto e parlano di avanzo di amministrazione. Ma i cittadini del comune di Vernola, e siete tutti del comune di Vernola contrariamente all'altra sera, voi pensate che avere un avanzo di amministrazione in un comune sia stata una gestione efficiente o inefficiente? La gestione efficiente è quella che porta un pareggio di bilancio o al limite un piccolo avanzo porta. Un comune come il nostro che porta 2.980.000, sto dicendo così, ma più o meno sono questi qui, sapete cosa significa? Che ha tolto tanti soldi ai cittadini e poi non avendo programmi, non avendo progetti non li ha spesi. Significa che nel nostro territorio mancano 3 milioni che in circolo potevano creare tanta occupazione, tanta economia, tanto giro, tanto volume d'affari. Praticamente ci hanno, questi cosa hanno fatto? Ci hanno impoverito per non fare niente. Questa inefficienza, quindi mi trovino qualche testo, se ha studiato l'assessore al bilancio, che dicono, dove si parla che l'avanzo di amministrazione, un elevato avanzo di amministrazione significa efficienza. Più è alto l'avanzo, più è inefficiente l'amministrazione. E vi devo dire un'altra cosa, che la loro inefficienza è cresciuta nel tempo. Prendete, io ho guardato proprio oggi i bilanci dal 2013 al 2018. Allora, o disavanzo o avanzo, proprio perché deve finire a parità o al limite un leggero avanzo, questo bilancio, il numero sia positivo che negativo, è cresciuto nei 5 anni, ogni anno è andato crescendo, o in un senso o nell'altro. Ecco perché il mio titolo era l'amministrazione più inefficiente di sempre. Altro che chiacchiere, diceva su una canzone. A livello di tassazione poi, in Consiglio Comunale più volte, chi non pagava, loro combattevano l'evasione. Più volte ho spiegato io che secondo me l'evasione non è di gente che non ha i soldi per pagare e non va a pagare. L'evasione è chi omette dell'imponibile. Per esempio un imprenditore fa una dichiarazione, guadagna 100.000 euro ma ne dichiara 50.000. Quella è evasione, signori miei, non chi non ha i soldi per pagare, quella non è evasione. Bravo, perché la gente non ce la fa più, la gente si deve fare un mutuo per pagare le sue tasse comunali,
Ma noi nel nostro programma abbiamo pensato anche a questo e vi spiegherò in che maniera, una maniera che tanti comuni attuano, il cosiddetto baratto amministrativo. Abbiamo pensato proprio alla gente meno abbiente. Per quanto riguarda il baratto amministrativo, in cosa consiste? Proprio queste persone che non hanno la liquidità per andare a pagare tutti questi soldi, noi faremo una delibera dove faremo due utilità così a queste persone, ci faremo in maniera tale che possano assolvere il loro debito senza pagare, e tutte quelle strade che voi vedete che sono con l'erba altissima tutto, saranno pulite, perché questo baratto amministrativo consiste proprio nel pagare questa obbligazione che si ha verso il comune con queste persone meno abbienti, facendo questi lavori, pulizia strade, tagliare erba e tutto, quindi senza trovarci in questa situazione più. Avremo un paese decente. Dopo abbiamo avuto delle situazioni che la gente sul basolato si è rotte le costole, più di una persona, signori miei, eppure la TASI viene pagata per la manutenzione strade e noi l'abbiamo pagata la TASI. Sempre tassazione di questo tipo, ho detto vabbè, comunque potremmo fare una cosa, visto che la gente non ce la fa più, era il periodo della cosiddetta, probabilmente uso il termine più conosciuto, della rottamazione delle cartelle. Tutti i comuni proposi, io c'è cioè il Consiglio Comunale, di fare questa definizione agevolata. In cosa consisteva questa definizione agevolata? Non ho avuto liquidità per pagare, però se voglio mettermi a posto pagherò solamente la quota capitale senza sanzione e senza interesse. L'Equitalia, questo mostro visto in televisione ovunque, l'ha fatto. Chi aveva debiti verso l'Equitalia, signori miei, e un'ultima rottamazione scaduta il 15 maggio, dal 2000 persino al 2016, ha pagato solamente la quota capitale, pagherà a rate pure, senza pagare né sanzioni e né interesse. Nel comune di Verno, e questo proposto da me, non è stato possibile. Un'altra cosa che noi faremo, la locazione a canone concordato, e vi spiegherò quale vantaggio avranno gli inquilini e i proprietari. Il comune di Vernole, per chi non lo sapesse, è un comune ad alta tensione abitativa. Cosa mi permette, cioè la legge, tramite intervento da parte dell'ente territoriale? L'ente territoriale comune, attraverso le associazioni dei datori di lavoro e degli inquilini, fa questo canone concordato. Facendo questo canone concordato, la gente che paga e dice no, affittare la casa non ce la faccio più perché mi costa tanti soldi che alla fine non mi conviene tutto. Dal 2017, quindi con questa amministrazione e non con le precedenti, cioè ben chiarite a certi anni, sapete quanto pagherà il proprietario per affittare questo immobile se il comune si dà da fare e fa questo accordo con gli enti? Solamente il 10% al posto del 43%, perché l'IRPEF può arrivare anche al 43%, più addizionale regionale, comunale, più imposta di bollo, più registro, pagherà solamente il 10% e così potrà affittare, cioè le case, agli inquilini a un prezzo molto molto minore, perché pagheranno solamente il 10%. Di questo niente, ripeto, siamo un comune ad alta tensione abitativa, noi faremo anche questo per aiutare sempre le persone meno abbienti, per aiutare, mentre per loro non c'è stata neanche la definizione agevolata, come ripeto, che se ci saranno possibilità noi la faremo, perché ritengo che chi non paga non sono degli evasori. E a proposito di evasione, poi, è più normale forse fare combattere questa evasione con una società esterna? Che di quanto prende, già vessati così, porta una bella quota fuori comune, porta. Vi sembra questa la regola? Così si fa crescere un territorio? È questa la modalità, cioè, per fare crescere un territorio. Siete l'amministrazione più inefficiente di sempre. Ho detto, nei vari 5 anni, la vostra tendenza, se vi guardo i numeri, siete stati a livello di bilancio consuntivo, e ripeto, e vi porto, potete vedere su internet, visto che siete così social, no? Andate a vedere su internet,
se voi vi freggiate di questo avanzo di amministrazione, è il peggio che ci possa essere. Significa che il comune che deve arricchire il territorio l'ha impoverito, e nel comune di Verno è successo proprio questo grazie a voi. Ma ci penseremo noi a farlo risollevare. Cosa è successo? No, la fontana strutturale veramente dopo 5 anni da qualche giorno funziona. Ci dovrebbero essere delle elezioni ogni 5 anni. Mai passato nessuno, in quest'ultimo mese strutturale è diventato un cantiere aperto, è diventato una fontana che non ha funzionato per 5 anni, da qualche giorno funziona. Anche il basolato che non sono passati mai, ed è stata colpa mia persino, cioè del basolato, perché io dovevo essere a dire, cioè, di sistemare il basolato, eppure ho fatto giù una bella caduta che gli è arrivata notizia qui, per dirla con un termine un po', mi sono struncuniciato con la Vespa io su quel basolato, l'hanno sistemato, ma sistemato chi ha visto come hanno speso 1.000 euro hanno speso per strutturare, ecco, lì. Al cimitero, gli incassi che loro hanno fatto sono di un comune che dovrebbe fare tantissimi progetti, tantissimi servizi, non c'è traccia di niente nella nostra comunità, di niente, assolutamente niente, solo incassare per saldare questo bilancio. Questo bilancio mi pare che è stato un po' il life motive loro, però proprio sul bilancio hanno dimostrato la loro inefficienza. Passo la parola ai candidati di Vernole. Come prima Elisa D'Aprile, un bel applauso a Elisa D'Aprile. Buonasera a tutti, io questa è la mia prima volta in ambito politico, non per questo, cioè, o meglio, la mia prima volta come candidata consigliere, come candidato consigliere. In politica sto da parecchi anni. Io purtroppo oggi non posso parlarvi qui di cosa è stato fatto o cosa non è stato fatto nel comune di Vernole. Io oggi sono qui per dirvi cosa mi sarebbe piaciuto ricevere, o meglio, cosa credo il cittadino voglia ricevere dal comune. Anch'io come voi sono un cittadino e anch'io ho avuto problemi e come voi credo anch'io quando ho avuto problemi mi sarebbe piaciuto ricevere da parte di chi amministrava in quel momento una spalla su cui piangere, o magari anche per confrontarmi o per capire quali erano veramente le strategie da poter utilizzare per risolvere qualsiasi problema. Quindi io adesso non sto dicendo che avrebbero dovuto trovare una soluzione, non dico questo perché comunque la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, quindi chi mi lanta ciò è solo un cantastorie. Io in quel momento, credo come voi, volevo solo ricevere una strategia, un piano d'azione per capire qual era il modo giusto per affrontare un determinato problema. Quindi purtroppo, come vi ripeto, io non posso dirvi, non posso promettervi tanto. L'unica cosa che posso promettervi è il mio impegno, veramente tramite Enzi. Vi prometterò, come dicevo prima, il mio impegno tramite enti, sportelli, associazioni, affinché dopo aver ascoltato il vostro problema, insieme troveremo il nostro piano d'azione. Basta. Passo la parola a un altro candidato di Vernole, Gerardo De Gaetanis. Signori, buonasera a tutti. Allora, perché non mi conosce, sono Gerardo De Gaetanis, sono geometra libero professionista. Purtroppo io ho il timbro di voce molto alto, scusatemi, questo è proprio il mio timbro di voce. Grazie.
Allora, quindi mi occupo prevalentemente di consulenze tecniche per i tribunali e per le procure, però quello che io terrei per il mio territorio è una presenza e un dialogo continuo con i cittadini, sempre e comunque. Nel rispetto di chi opera e chi vive nel territorio. Pensiamo agli artigiani, alle attività commerciali, agli imprenditori tutti, ai liberi professionisti che operano sul territorio, tutte comunque persone valide che hanno da dare tanto ed offrire tanto, pertanto io non vedo il motivo per il quale ci si debba rivolgere sempre e comunque fuori il territorio di Vernole e dare la ricchezza fuori il territorio di Vernole. Guardate, io ve lo dico con tranquillità, io sono una persona che piano piano si è costruita nella sua attività e che si costruisce giorno dopo giorno con molta umiltà, semplicità. Quello che io vorrei è il territorio del comune di Vernole ridente, un territorio del comune di Vernole vivo sotto ogni punto di vista, però la ricchezza deve comunque essere tra di noi e pertanto bisogna anche considerare il nostro bel territorio, anche comunque nelle marine, e la cura del territorio. Ad ogni modo, io quello che vi dico anche per quelli che sono i luoghi sensibili del comune di Vernole, maggior rispetto per i nostri anche cimiteri, per i nostri cari defunti, con un impianto di videosorveglianza a seguito degli atti vandalici che ci sono stati. Rispetto, rispetto per tutti, sempre e comunque. Dire, fare, cambiare insieme a voi. Grazie. Ed ora che ho definito, passo ai capitani di lungo corso. Una grande capitana di lungo corso, Lucia Papa Pascali. Grazie, grazie. Grazie dell'affetto. Sono emozionata come una ventenne nel vedere questa piazza. Non è una piazza taroccata, è la nostra piazza, la piazza di tutti i cittadini di Vernole. Vuol dire che siamo sulla buona strada, vuol dire che abbiamo combinato una cosa bella, una lista progetto in comune. Io vorrei partire dal discorso del sindaco uscente. Beh, molto deludente. Mi sarei aspettata che un sindaco che esce dal governo della città dopo 5 anni, io mi sarei aspettato che dicesse quello che ha fatto, puntuale, corretto, e che poi dicesse il perché si vuole ricandidare nuovamente per governare questo paese. Doveva dare un respiro programmatico, un respiro di progetto di che cosa vuole essere il governo della città. E al netto del suo discorso, io sinceramente non ho capito granché. Ha parlato un linguaggio fumoso, un linguaggio populista, ha sparato cifre da tutte le parti, debiti a destra, 2 milioni di euro da una parte, 3 milioni di euro dall'altra parte, 4 milioni di euro dall'altra parte. Ma si è dimenticato anche, nel confondersi, ci ha messo pure gli 8 milioni di euro di finanziamenti nostri. Caro sindaco, è sangue nostro quello. Che vendono fumo, una brochure che mi ha fatto soltanto ricordare, ho detto nel momento in cui sfogliavo quelle pagine, caspita quante cose abbiamo fatto insieme a Pantaleo, insieme alla Giunta Maggione,
è finito questo discorso, ne ha iniziato un altro. Ha decantato le sue virtù personali, le sue virtù politiche, e ha detto che lui è stato disponibile. Un comune che è stato disponibile, che è stato tutti i giorni a disposizione dei cittadini, ma mi è sembrato più un gabinetto medico quello che un comune. Forse il sindaco non lo sa che significa disponibilità, perché devi amare, amare la politica, darci dentro, amare il paese. Questo significa fare politica. Cinque anni fa la rivoluzione, che dovevano fare la rivoluzione a Bernole, ma ahimè, si dice che le rivoluzioni iniziano per strada e finiscono a tavola. Qui manco a tavola è finita la rivoluzione. La rivoluzione qui non è finita manco a tavola, è finita su un divano a tre posti, dove gli altri reggevano il boccolo. Altro che lui li nomina con un disagio, arrampicandosi agli specchi, dicendo, nominando per nome tutti quei consiglieri che non si sono candidati. Gliela passo, gliela concedo, può anche darsi che siano ancora amici, ma se ne sono andati, non si sono candidati, c'è stato un esodo. E questo, quando c'è un esodo, e quando c'è un esodo significa che qualche cosa non ha funzionato. Non ha funzionato la democrazia interna e non ha funzionato neanche la democrazia esterna. È una vergogna. Frazioni che sono diventate masserie e periferie di questo comune. È una vergogna. Un popolo senza rappresentanza, un popolo senza voce significa che non è più un popolo. Gli hai tolto la dignità. In questo paese non c'è più dignità. Siamo tutti figli di un popolo e noi vogliamo dare questo messaggio culturale. Non ci costa niente, però noi ci crediamo. Noi vogliamo dare quel messaggio di dire siamo tutti figli di una stessa famiglia. Tutti, come state qui su questa piazza. Il sindaco mi dice che lui, oltre alla disponibilità, oltre a questa democrazia, ha avuto anche il rispetto delle regole, ha fatto applicare la legge. E me, mi sembra che in tema di legge qualche cosa di rispetto della legge, di applicazione della legge, qualcosa non ha funzionato. Hanno applicato la legge a fasi alterne. In questo comune si è deciso in tante circostanze di non ricorrere al Consiglio di Stato. In altre circostanze si è deciso di ricorrere al Consiglio di Stato. E a buon intenditor, poche parole. Per la questione degli espropri di Graziuso hanno deciso di pagare, dopo una sentenza del TAR sfavorevole al comune, di pagare subito. Lì non c'era bisogno di andare al Consiglio di Stato.
sulla questione Aspica. Altra grana. Hanno deciso, decisero di non andare al Consiglio di Stato, benché ci fosse stata un'altra sentenza al Consiglio di Stato definitiva dell'Ecotecnica. E adesso hanno fatto un danno erariale, perché l'Aspica comunque era la stessa medesima contesa. Poi invece sono stati solerti, hanno deciso per un'altra questione di andare al Consiglio di Stato. Dopo due sentenze favorevoli del TAR all'ultimo giorno utile sono andati al Consiglio di Stato. Nel suo discorso ha detto che lui si vergognava quando andava a Bari alla Corte dei Conti. Dice: io da sindaco mi vergognavo, sono andata io tante volte alla Corte dei Conti, non mi sono mai vergognata. Altri dopo di noi e dopo di lui andranno alla Corte dei Conti, perché le amministrazioni, cari amici, funzionano così. Ma piuttosto, se proprio ama vergognarsi, sarebbe utile vergognarsi nel suo comune, non a Bari, perché le famiglie si rispettano, le case si difendono, questa è la verità. Altro che legalità, questo bisogna dimostrare il volto umano di un'amministrazione. Difendere fino alla fine, con i denti, i diritti dei nostri concittadini. Questo significa, altro che vergognarsi a Bari. La questione della Tarsu. Ora tutti i cittadini pagano. Stiamo bene. Abbiamo incassato. E si dimentica di dire che dopo le promesse di 5 anni fa, che ha detto che doveva abbassare il costo della Tarsu, la sua amministrazione in 2 anni ha aumentato la Tarsu. Anche quest'ultima non l'avete ancora ricevuto, perché stanno aspettando che finissero le elezioni per darvi un altro contentino. E devo puntualizzare anche il costo di quest'ultimo anno da dove deriva. Non deriva da aumento di applicazioni di tariffe e di aliquote, deriva da quelle scelleratezze di un clientelismo che di più basso non può esistere. Derivano da quelle assunzioni mensili dove lui ha detto: ebbene, le faccio perché io devo dare qualcosa, un'azione di povertà. No, quella è una mortificazione, quello non significa far progredire. Il costo della Tarsu deriva e da queste assunzioni indiscriminate che hanno fatto, e anche da un'altra cosa. Voi lo sapevate che nel momento in cui lui dice che è un comune attento a tutto, i cassonetti a San Cataldo dopo la stagione estiva continuano a stare là, noi smaltiamo anche i rifiuti di Lecce! Altro che mi suona e che mi dice che adesso c'è la legalità. No, non c'è l'attenzione in nulla. Io aspetto che lui dica qualcosa su che cosa vuole fare. 5 anni fa per lui è stato facile, gli è stato molto facile, ha promesso e ha detto di tutto e di più di questa rivoluzione mancata. Adesso mi deve venire a dire che cosa deve fare in questi altri 5 anni. Lo deve dire,
perché la fantasia che ha lui è veramente, davvero, veramente disconcertante. Di finanziamenti su quel comune chi andrà non ne troverà uno. Non c'è stato un respiro di programmazione, di visione, di sviluppo del territorio. Meraviglie, dai! Non ce n'è stato uno. Troveremo soltanto tante macerie riposte sotto il tappeto. Dobbiamo dare, come ha detto il sindaco, ridare dignità pubblica, istituzionale a quel comune che non ce l'ha più, che è diventata una SRL. Questa è la verità. Questi signori di Novoli che sono venuti a comandare nel nostro comune e con il servizio della evasione fiscale e con il servizio della ragioneria, perché forse voi signori non lo sapete, loro lo nascondono, che la ragioneria è in mano ad una società esterna dove questa signora la paghiamo 20.000 euro all'anno. E dove la stessa signora, nel momento in cui alcuni cittadini vanno chiarimento di quello che hanno ricevuto nelle contestazioni di tasse, questa signora non spiega, questa signora maltratta i nostri concittadini con i nostri soldi. Non sopporteremo che con i nostri soldi del comune debbano maltrattare i nostri concittadini. Con noi è sicuro, ve lo promettiamo, staremo su questo palco, non cediamo di un millimetro. Questi signori se ne andranno a Novoli. Basta, se ne andranno a Novoli. Faremo un concorso pubblico, faremo un concorso pubblico a tempo anche determinato, tanto costa 20.000 euro all'anno, però diamo dignità pubblica a quel comune di questi signori. E se, ove le leggi non dovessero permettere di fare un concorso pubblico, bene, ricorreremo alle professionalità, alle tante professionalità che ci sono nel nostro territorio. Perché noi siamo di Vernole, vogliamo vivere a Vernole e vogliamo crescere con noi. Io spero soltanto che non facciano le foto stasera e poi le mettano magari sul blog loro, perché probabilmente poi uscirebbero con quelle taroccate che sanno fare abbastanza bene, bisogna dire che sono bravi in quello. Fabio, sai, ci si può aspettare di tutto questo qui, no? Siccome parlano sempre, parlano, urlano, mi sembrava qualcuno urlava, parlava pure di legalità, allora probabilmente i miei candidati mi hanno preso in giro, perché io so che c'è un'autocertificazione che bisogna firmare, che per mettersi in lista bisogna non avere, praticamente bisogna avere diritti civili, bisogna avere. Va bene? Non penalmente condannati, insomma uno deve essere una persona integerrima come tutta la mia lista. Parlare di legalità io non ho capito, ma ovviamente tra le persone che sono tutte persone pulite, nessuno di noi ha nessun avviso! Nessuno! Nessuno! Il 10 giugno per voi è finita la lista numero uno, e non dico vinceremo di molti voti, vinceremo noi signori miei.
di molto vinceremo, di quanto voi neanche immaginate, e l'avete percepito voi questa cosa qui. Noi con voi per un progetto comune veramente, noi con i cittadini, vicini veramente ai cittadini, come lo siamo sempre stati, come vedo sempre, mo delle scadenze, io il 16 giugno, l'IMU, vedo la gente che piange per un altro poco per quanti soldi deve pagare, e pensate signori miei, questa volta oltre all'IMU ci sarà anche questa benedetta Tari che ha detto Lucia, ci sarà insieme, come faranno le persone, perché è un qualche cosa di inverosimile, per salvare queste casse, che poi c'è l'inefficienza perché non fanno niente, siamo arrivati a questo, che la gente, ho visto gente piangere signore, ho visto per quanto deve pagare, e io ho sempre detto, attenzione, ho detto, mettendo un'aliquota così alta sulle aree fabbricabili, io ho detto più volte, c'è il Consiglio Comunale, non fa nient'altro che frenare il mercato, perché i valori abbassano, si frena il mercato e l'edilizia è ferma completamente. Noi, ed è un impegno di questa sera, non dico abbasseremo tutte le aliquote, ma sulle aree fabbricabili sicuramente, perché una tassazione troppo alta sulle aree fabbricabili frena l'economia, l'edilizia di un paese. E un'altra cosa poi signori, un'altra cosa, addizionale comunale più volte in consiglio ho detto, mi hanno detto no, anche per 2 euro il bilancio, c'è un avanzo così grosso, ho sempre detto l'IRPEF è una tassa progressiva, è giusto che la paghi chi guadagna di più, in base all'articolo 53 della Costituzione che dice che ognuno partecipa alla propria capacità contributiva in base a quanto può, va bene? I pensionati, vi ho detto, che prendono pochissimi soldi devono pagare l'addizionale comunale, è una vergogna, non ho detto di abolirla, ho detto partiamo almeno da un tetto, da un 15.000 euro, ho detto partiamo, facciamo pagare a Melendugno che loro fanno venire, si paga l'addizionale comunale dopo 35.000 euro cioè di reddito, pensate, e si paga solamente al 2 per 1.000, qui un pensionato con pochissime centinaia di euro paga l'addizionale comunale all'aliquota massima, questi sono per voi, noi saremo per voi cittadini, lista numero 1 il 10 giugno e vinceremo, e con molti voti di differenza, e si vede da questa piazza, grazie a tutti quanti, grazie di cuore, siamo umilmente grati, ripeto, perché nella nostra lista non c'è nessuna persona fra le 13, non c'è arroganza nella nostra lista, siamo persone al vostro servizio e l'abbiamo dimostrato anche nella nostra attività, cioè lavorativa, e nella loro attività politica. Sempre grazie di cuore, grazie a tutti quanti. Lista numero 1.